se voi guardate un film famoso come quello, non so, di Alberto Sordi, Una vita difficile, voi vedete la storia di un partigiano che torna dalle lotte di liberazione, entra nel sistema economico, politico del suo tempo e poi alla fine mostra la corruzione, mostra la delusione, eccetera. Negli anni del boom economico, pochi anni dopo la guerra di liberazione. In quel periodo c'era Giannini, l'uomo qualunque, il qualunquismo che sparava contro i partiti. Già allora si parlava di partitocrazia. Adesso c'è Grillo. Vent'anni fa c'era Bossi che parlava contro i partiti e altre cose. Attenzione, perché non c'è un momento in cui c'è tutta la corruzione e poi c'è tutta l'antipolitica e poi un momento bello, un momento brutto. Le sfide della corruzione sono sempre presenti nella politica. Sì, ma il 2% di consenso dei partiti, ai partiti degli italiani, di chi è colpa? I partiti sono sempre stati nella scala delle istituzioni italiane. Il 2% io non ho memoria. Oggi è un momento particolarmente negativo, c'è la crisi economica soprattutto. Però quello che voglio dire, non è che sto giustificando niente, attenzione. Sto dicendo, per uscire da questa situazione ci vuole uno scatto morale, ma che non parte dalla sparata, capito, cinica, tutto fa schifo, buttiamo giù tutto, non parte da questo, perché altrimenti non andiamo a salvare, cadiamo in preda all'ennesimo demagogo di turno, all'ennesimo pagliaccio come Grillo, che viene lì, spara a zero. Perché è un pagliaccio? Ma perché lei ha visto una proposta seria di Grillo, una credibile, una concreta? Fino a chi si tratta di criticare, bravissimo. Lo vogliamo sentire un attimo, bravissimo. Beppe Grillo, a proposito proprio dei partiti tradizionali? Sentiamolo. Perché difendi Bossi, Grillo? Me lo spieghi? No, difendi, insomma, non attacchi, diciamo. No, ma perché è vittima di un sistema, si sparano tra di loro. L'ultima scena delle Iene, il film, quando si sparano tra di loro. Lui era un antagonista, poi non ci crede nessuno, lui è il sistema che è marcio, è il sistema che è marcio, lui era uno dei più duri che c'erano, no? Con la canottiera, è entrato in un sistema, si è seduto, si è distratto un attimo, ma è così, Vendola lo stesso, Di Pietro lo stesso. Ti dico che è un momento che loro devono andare uniti verso qualcosa, verso la distruzione totale. Ma loro PD, PDL, dici, ABC, e Monti? ABC. Cioè Casini, Alfano, noi Bersani. Noi dobbiamo attenderci brogli elettorali, dobbiamo attenderci spostamento delle elezioni, perché la gente non lo sa, ma è perfettamente costituzionale spostare le elezioni. Quindi lo faranno, se vanno al voto prendono l'uno e, come sul Tirolo for Spartani. Spartani il culo a quei bastardi! Il prossimo anno andiamo a votare, se ce n'è uno, Casini, Fini, uno di questi 900, la gente dovrebbe presentarsi al seggio, prendere la testa e stracciarla, arrangiatevi, via, questo bisogna fare. Dice che hanno fallito. Ha fallito la politica, ma se abbiamo preso i professori, perché questi hanno fallito o no? Le banche hanno voluto Monti, io non l'ho chiamato qua, nessuno ha chiamato Monti. Hai capito? Per chi votava prima? Così per a casa mia c'è Berlusconi, a casa mia tutti i giorni c'è Berlusconi. In che senso? È un amico, è finito, basta, è finita. Lei votava Berlusconi? Queste devono andare a casa. Ma lei ci credeva in Berlusconi prima? Certo, certo, anche nella Lega ci credevo, che grande delusione, hai visto? Che delusione. Invece, e Grillo invece? Secondo lei? Perché? Speriamo. È l'ultimo che l'ultima speranza che rimane. Ma lei pure votava Lega? Siamo come la Grecia, no. Berlusconi l'ha votato? No, io votavo Fini. A casa, lei chi tutti votava 900. Prima ho votato Di Pietro l'ultima volta. Peggio, un altro partito padrone. Cioè, perché non va bene un Di Pietro? Partito padrone. Ma no, perché alla fine anche lui prende i rimborsi elettorali. C'è qualcuno che votava Lega qua? Io l'ho votata la Lega. Tu l'hai votata? Sì, e ora? Sì. Adesso guarda, io non spendo neanche un minuto del mio tempo, ma nemmeno un minuto, per chi non ha speso tempo per me.